Salve, rieccoci qui con l'argomento centri e canali energetici. E nel video precedente siamo andati a parlare per l'appunto di questi centri energetici, ci siamo dati un sistema di riferimento che ci possa aiutare a descriverli e abbiamo visto in prima approssimazione di che cosa si tratta. In quest'altro video invece entreremo un po' più nello specifico e in particolare andremo a guardare i chakra dal primo al settimo uno ad uno, cercando di vederne ovviamente in modo sintetico le peculiarità per parlare poi dei canali energetici ed in particolare di uno dei più noti e forse fondamentali, che è la cosiddetta Sushumna, che è il canale che congiunge tutti i sette chakra lungo la colonna vertebrale. Bene, andiamo avanti col secondo video. Come dicevo, vedremo tutti i vari chakra e i canali energetici. Ancorché per i vari chakra io tenterò di andare, diciamo, in modo sintetico, questo video sarà un po' più lungo perché i chakra sono sette e per quanto si voglia far sintesi un pochetto di tempo ci vuole. Per ogni chakra vi proporrò anche alcune piccole esperienze, alcune piccole pratiche che potete iniziare a fare in vista del prossimo e terzo video per cominciare ad avere un ascolto di questi chakra e ad averne una sensazione, percezione e iniziare a rifletterci. Ok? Bene, andiamo avanti. Iniziamo ovviamente con il primo chakra. Partiamo da questo. Per l'appunto il primo chakra è la radice, Muladhara chakra, dicevamo, che ha come funzione primaria quella di lavorare sui bisogni, la sopravvivenza e la sicurezza. Se volessimo riassumerne il senso con una parola chiave, la parola chiave sarebbe esistere. Quindi, rispetto all'individuo, funzione fondamentale è l'autoconservazione, con tutto ciò che ne consegue, cioè i diritti che porta questo chakra sono l'essere e l'avere, e come obiettivi fondamentali del suo funzionamento abbiamo la stabilità, le basi, la salute, la prosperità fisica e la fiducia, intesa ovviamente nel termine più biologico, quindi proprio come individuo biologico, come vita, come presenza. Okay? Se dovessimo individuare una corrispondenza di questo chakra con gli elementi, senz'altro stiamo parlando della terra, della madre terra. Non a caso si parla di chakra radice. Se dovessimo immaginare il chakra come sviluppo di una pianta, questo sarebbe per appunto le radici che danno stabilità a tutta la sequenza degli altri centri energetici. Questo chakra si va a costituire nell'identità della persona tendenzialmente nella fase prenatale, quindi durante lo sviluppo uterino e fino a circa 12 mesi di vita, ovvero sia insomma un anno. E può essere, diciamo, leso, ferito, principalmente in questo periodo, laddove vi siano episodi di paura per la propria vita o integrità fisica, che per l'appunto per un neonato può significare banalmente nascere prematura, stare in un'incubatrice con tutti i vari tubicini, piuttosto che vi potrà far sorridere dei piccoli clisteri. Questo può essere vissuto per un neonato come una minaccia per la propria integrità. Se dovessimo analizzare sintomi di eccesso o di carenza rispetto al funzionamento di questo chakra, abbiamo per eccesso pesantezza, pigrizia, monotonia, obesità, accaparamento, materialismo, avidità, cioè tutte quelle sintomatologie legate a una pesantezza, legate alla terra come un qualche cosa di bloccante, di fisso, di stagnante. Viceversa, per le carenze, paure frequenti, mancanze di disciplina, irrequietezza, spesso si tratta di persone che hanno problemi di sottopeso o di dipendenze. È un classico
chi ha difficoltà nel primo chakra, quello per così dire di volare in aria, cioè una mancanza di radici comporta anche questo vagare senza una meta, senza riuscire ad avere una sorta di fissità. Guardiamo adesso invece delle piccole esperienze che ci possono aiutare per appunto a sentire e a fare i conti col nostro primo chakra. Come farò anche per gli altri, da una parte guardiamo prima di rifletterci, anche in modo mentale, e dall'altra proviamo a fare qualche cosa che ci aiuti a chiarire le sensazioni. Per prima cosa vi invito a guardare se nelle parole con cui ho accompagnato la spiegazione del primo chakra vi siete riconosciuti in qualcosa, sia in termini positivi che in termini negativi. Vi è risuonata una qualche parola? Cercate quindi di ripercorrere eventi, situazioni della vostra vita, cercando di analizzarle rispetto a quanto ascoltate il vostro corpo. Qualora vi abbiano dato sensazioni negative, questo genere di riflessioni, potreste ad esempio pensare, ripercorrere la vostra vita, magari chiedendo anche ai vostri genitori, se ad esempio nel primo anno di vita, durante la gravidanza, ci sono state delle problematiche di cui parlavo poco fa, incubatrice, difficoltà all'allattamento al seno, piuttosto che. Vediamo ora invece un'esperienza diretta che possiamo fare, molto semplice. Vi ponete dritti, vi mettete con le gambe leggermente divaricate, piedi paralleli, cercando di acquisire una posizione che vi dia stabilità. Per intenderci, se qualcuno vi spinge, ok, voi dovreste riuscire a stare in equilibrio. A questo punto, cercando di portare l'attenzione sulla zona del perineo, magari anche contraendo i muscoli pelvici o sfinterici, vi abbassate e vi rialzate lentamente con fluidità, cercando di prestare attenzione a questo punto specifico. Che sensazione vi dà? Cercate di analizzare queste sensazioni e di metterle assieme rispetto a quel lavoro di analisi che vi ho suggerito poco fa. Ma andiamo avanti. Svadhisthana Chakra, ossia il secondo, posizionato al plesso aortico. Se lo consideriamo rispetto alla colonna vertebrale, siamo per intenderci fra le prime vertebre sacrali e le ultime lombari, e come si diceva, è chakra legato alla sessualità, alle emozioni, alla fluidità intesa come capacità di mutamento. L'orientamento di questo chakra verso il sé è quello dell'autogratificazione. Gli obiettivi sono abbastanza facili da intuire, sono per l'appunto una fluidità, il piacere, la salute sessuale, il sentimento. Se considerassimo i diritti, diciamo, perorali da questo chakra, sono chiaramente il sentire e il volere. Sentire è la parola d'ordine di questo chakra. Questo chakra, come già accennavo nel video precedente, è punto di incontro fra la parte strettamente somatica, quindi portata anche dal primo chakra, e la parte emotiva. È qui che abbiamo questa sorta di cerniera, di punto di incontro fra i due aspetti, e un po' come tutti i chakra, in realtà è un chakra particolarmente importante e fondamentale per la crescita della persona, dell'individuo, una crescita soprattutto che sia equilibrata. L'età in cui si sviluppa, diciamo, si connota questo chakra all'interno della persona va da circa i 6 mesi ai 2 anni di vita. Questo chakra, soprattutto in questo periodo, può essere in un qualche modo leso o ferito da sensi di colpa, di demerito, di incapacità o di essere, diciamo, per l'appunto inappropriati. È ovvio, non è difficile da intuire che, ad esempio, episodi di abuso o violenza sessuale vanno a ferire profondamente e gravemente questo chakra. Gli altri in realtà, ma principalmente questo è anche il primo chakra. Se dovessimo considerare come questo chakra si comporta in termini di eccesso o di carenza, è abbastanza semplice. Abbiamo per eccesso iperemotività, confini labili rispetto a sé, dipendenza sessuale, attaccamenti relazionali morbosi. Viceversa, per la carenza abbiamo frigidità, impotenza,
rigidità e ottusità emozionale e timore del piacere. Ma veniamo subito a come possiamo fare esperienza di questo chakra. Come per quello precedente, vi invito a ripensare alle parole che ci siamo detti sullo Svadhisthana, quindi eccessi, carenze, significati. Ripercorrete la vostra vita, cercate di pensare come voi vi ponete rispetto a queste tematiche. Pensate ad episodi, ad esempio, che possono avere a che fare con questo chakra. Nel caso in cui vi dia, diciamo, noia qualche cosa rispetto a questo tipo di tematiche, cercate di rintracciare nella vostra esperienza eventuali traumi, violenze, dall'abbandono, ma anche freddezza emotiva dell'ambiente che vi ha circondato, piuttosto che non un rifiuto. Per l'appunto giocato emotivamente, anche in termini di manipolazione alle volte, ok? Mentre invece, per quanto riguarda l'esercizio, vi ponete in piedi esattamente come abbiamo fatto per il primo chakra, in questo caso a piedi uniti, state dritti normalmente, senza assumere particolare attenzione alla stabilità del corpo, che anzi deve essere morbido, non rigido. Alzate le braccia in alto. Così, e provate a portare l'attenzione su questo chakra e a sciogliere i movimenti muovendo le braccia un po' a mo' di fronde di un albero, ok? Portate attenzione alla vostra pelle, a come questa è toccata dai vestiti, se vi dà una sensazione gradevole. Provate anche a immaginare il vostro corpo nudo, ad esempio sotto le lenzuola. Immaginate il piacere che vi può dare un tessuto gradevole sulla pelle e arrivate poi ad accarezzarvi le braccia, prima l'una e poi l'altra, e cercate di registrare le sensazioni che vi dà. Come per il chakra precedente, prendete queste sensazioni, unitele a quella che è la vostra storia, la vostra riflessione su momenti della vostra vita che sono legati a questo centro energetico e provate a farne un riassunto. Andiamo avanti. Eccoci al terzo chakra o Manipura Chakra. La parola d'ordine di questo chakra è l'agire, perché è manifestazione dell'identità dell'ego. Come dicevamo, è un chakra legato all'espansività, alla consapevolezza della vita, all'azione, alla volontà e al piacere. Quindi è profondamente orientato verso l'autodefinizione e come obiettivi fondamentali del funzionamento di questo chakra abbiamo la vitalità, la spontaneità, la forza di volontà e l'autostima. Il diritto, diciamo, legato a questo chakra è l'agire. Se considerassimo il chakra nelle sue corrispondenze, mentre il chakra precedente, lo Svadhisthana, era legato all'acqua, qua invece è legato senz'altro al fuoco. Fuoco inteso come calore, ma anche come azione energetica, come esplosività quasi in alcuni casi. L'età fondamentale, diciamo, dello sviluppo di questo chakra, l'andiamo a vedere subito. Si parla approssimativamente dei 18 mesi, ma forse anche appena un pochettino prima, fino ai 4 anni, e questo chakra può essere leso principalmente da sensi di vergogna, dalla vergogna, dal senso di inadeguatezza. Okay? Rispetto al suo eccesso, vediamo in individui che hanno difficoltà rispetto a questo, tendenza alla dominanza, alla critica, critica intesa anche come critica inutile, all'aggressività, alla dispersività nel senso di una forte iperattività e idee grandiose del sé. Su questo ritorniamo fra un secondo. Carenza, volontà debole, mancanza di autostima, passività, trascuratezza e pavidità. Torniamo alle idee grandiose del sé. Allora, l'idea grandiosa del sé può emergere anche nel caso in cui questo chakra paradossalmente sia molto debole e sia invece magari forte un quinto, un sesto chakra o un settimo chakra. Ve la spiego in modo molto semplice.
Anche se una certa idea ormai un po' datata, di New Age vede, diciamo, nell'ego molto semplicemente solo un ostacolo, un limite, dell'anima che ottusa pensa per l'appunto al sé, in realtà l'ego è molto importante per creare uno snodo di passaggio, un legame fra tutta la parte corporea e emotiva e le parti, diciamo, più traspersonali. In mancanza di un ego definito, l'ego, fra virgolette, viene assorbito dalle mille visioni quasi di onnipotenza, per cui abbiamo, ci sono personaggi del genere, credo che chiunque, che è in questo ambiente li abbia conosciuti. Maestri trascesi in vita che hanno idee fenomenali, sentono di essere delle cose incredibili, quindi ci verrebbe da dire hanno un ego particolarmente ingombrante, poi sono persone che in realtà non riescono a concretizzare nulla, fanno fatica a pagare la bolletta a fine mese, perché non sono organizzate, perché hanno mille cose, si disperdono per l'appunto, ma non hanno un ego definito. La definizione dell'ego e della propria identità nell'agire, nel volere è fondamentale. E veniamo invece agli esercizi che vi propongo per questo chakra per fare esperienza. Come per gli altri, vi propongo innanzitutto di rivedere le parole che vi ho suggerito e proposto rispetto il Manipura e concentratevi sull'analisi della modalità con cui voi agite e scegliete rispetto alla vostra volontà. Se rispetto a questo avete una sensazione negativa, percepite delle difficoltà, cercate di pensare a quali costrizioni di tipo autoritario abbiate vissuto, quali sensi di colpa, di vergogna abbiate rispetto a certi vostri agire e considerate anche il vostro livello di stima, autostima, piuttosto che non di riconoscimento che sentite verso voi stessi e che gli altri riconoscono per l'appunto anche a voi. Come esercizio, l'esercizio è abbastanza semplice. Vi mettete nella stessa posizione già utilizzata per il secondo chakra. In questo caso portate l'attenzione alla zona del vostro diaframma, l'imbucatura dello stomaco, e senza prepararvi in precedenza, chiudete gli occhi e iniziate a dichiarare ad alta voce ciò che siete, quindi le vostre qualità, la vostra storia e i vostri desideri. Questo esercizio può essere in realtà molto utile, a prescindere, e anche per il lavoro con il quinto e il sesto chakra. È un lavoro che, badate, può sembrare una sciocchezza, ma è veramente tanto, tanto importante. Fatto seriamente può richiedere davvero diverse ore, cioè dichiarare se stessi in assoluta sincerità, trasparenza, senza reticenze, può essere un esercizio molto complesso. Unite l'esperienza di questo piccolo, diciamo, esercizio con le riflessioni che avete fatto prima fino a costruirne un quadro completo. Andiamo avanti ancora per il quarto chakra. Anatta chakra o chakra del cuore. La parola d'ordine di questo chakra è l'amare, l'amore, è il chakra che meglio costituisce l'identità sociale della persona, ha come ambiti di competenza l'amore, l'umiltà, la compassione, la generosità, l'apertura al prossimo. Qua notate come l'umiltà, la compassione seguono il terzo chakra, relativo alla definizione del sé. Quindi per questo chakra l'orientamento è quello verso l'autoaccettazione e ha come obiettivi l'equilibrio, la compassione, l'autoaccettazione e le buone relazioni. Diritti, diciamo, che richiede questo chakra sono l'amare e l'essere amati. Anche in questo caso, se lo mettiamo in relazione agli elementi, il chakra del cuore è legato all'aria, ok? All'aria qui intesa proprio nel senso più esoterico del termine, di apertura, di inizio, di alba,
e anche in un qualche modo di compassione, di apertura, apertura al prossimo. Pensiamo ad esempio, non lo so, a Hermes, Ermete Trismegisto, al Mercurio, no? Che è messaggero degli dèi, no? Vola con questi calzari alati. Quindi compassione e apertura al prossimo portano anche questo significato. L'età fondamentale in cui questo chakra va a definirsi va dai 4 ai 7 anni. Può essere, diciamo, ferito da sofferenze interiori particolarmente forti, dovute magari ad ingiustizie, no? A un non riconoscimento, pensiamo anche, perché no, a delusioni amorose o separazioni, diciamo, forzate da persone particolarmente importanti, come nel caso, ad esempio, di, ahimè, decessi. Rispetto a questo chakra, un eccesso generalmente crea una sorta di codipendenza, no? Questi rapporti a volte morbosi nei confronti di una persona amata, quindi confinilabili anche rispetto alla propria egoicità, la possessività, la gelosia e l'invidia. Viceversa, per la carenza abbiamo timidezza, solitarietà, essere solitari, la mancanza di empatia, amarezza e cinismo. Anche questo è un chakra particolarmente importante, come tutti è un chakra che forse è l'ultimo, diciamo, che chiude la sequenza di questi quattro primi chakra che più sono strettamente legati all'individuo e poi lasceranno spazio ai restanti tre chakra che invece aprono l'individuo rispetto alla totalità, diciamo, del cosmo e la visione di altro fuori da sé. Veniamo subito alle esperienze che possiamo fare rispetto a questo chakra. Anche in questo caso vi invito a guardare quali parole relative a questo chakra, quali caratteristiche del chakra vi hanno risuonato, cercate di calarle rispetto alla vostra esperienza, al vostro vissuto e anche per il chakra del cuore. Se qualche cosa sentite stonare, una sensazione negativa, potete riportare alla vostra memoria per l'appunto situazioni di rifiuto, di amore interessato, tradito o di situazioni prive di quella compartecipazione affettiva che invece è tanto importante. Per quanto riguarda un esercizio pratico che potete fare, vi potete mettere nella stessa posizione che avevo già suggerito per il primo chakra, quindi posizione stabile, di equilibrio, ricordate la colonna sul basamento, la montagna, e utilizzare, concentrarvi sul respiro innanzitutto, sentire come l'inspirazione allarga la vostra cassa toracica, l'espirazione la contrae, e utilizzate le vostre braccia in sincrono con il respiro per prendere mentre inspirate e per donare mentre lasciate. Cercate, ovviamente, nel fare questi movimenti di portare la vostra attenzione, la vostra coscienza su questo punto, sul punto del chakra del cuore. Prendete queste sensazioni ed unitele a questo breve lavoro di ricerca che vi ho suggerito poco fa, cioè di rapportare i significati del chakra, i vostri eventi della vita, i vostri vissuti, a vostre sensazioni rispetto per l'appunto alla capacità, ad esempio, empatica, piuttosto che non alla capacità di sentire gli altri, di essere a volte anche umili, che male non fa, e di dare amore e di ricevere amore. Andiamo all'altro chakra, al sesto chakra, che è importantissimo perché, come dicevo, fa da snodo rispetto il fuori dall'individuo. Quinto chakra, ovvero sia Visuddha chakra, siamo al cosiddetto chakra della gola, si occupa ovviamente della comunicazione, che vuol dire espressione, ma anche apertura al prossimo e allo stesso tempo ascolto. Questo chakra, la parola d'ordine, diciamo, di questo quinto chakra è il parlare, la comunicazione e è, diciamo, parte fondamentale di quella che è la nostra identità creativa. L'orientamento di questo chakra è ovviamente l'autoespressione, che ha come obiettivo la comunicazione chiara, creatività, risonanza.
diritti che esprime, che richiede questo chakra sono il parlare e l'essere ascoltato. Rispetto agli altri chakra che abbiamo sempre associato a degli elementi, ovviamente questo, così come i prossimi due, non trova corrispondenza rispetto a terra, aria, fuoco, acqua. Se dovessimo inventarci, diciamo, un elemento ulteriore, questo chakra è collegato al suono, ok? Al suono e alla vibrazione anche energetica che il suono stesso produce. L'età in cui questo chakra va a costituirsi è fra i 7 e i 12 anni, quando in buona sostanza il bambino ha già sviluppato una capacità, ovviamente, di parlare, ma inizia ad utilizzarlo come strumento di espressione di se stesso in un modo completo. Questo chakra da che cosa può essere ferito? Può essere ferito dalle bugie, fondamentalmente, dalle reticenze e dalle censure rispetto al comunicare ed esprimersi. Ovviamente intendo bugie, reticenze, censure sia di altri nei nostri confronti, sia di noi verso gli altri, ma anche e soprattutto, e questo è importante in larga parte nell'età successiva, anche dopo i 12 anni, il tacere e il mentire rispetto a noi stessi, che è forse la cosa che accade più spesso e che è purtroppo anche la più grave, nel senso che è quella che ci danneggia maggiormente dal punto di vista energetico. Se dobbiamo individuare alcune sintomatologie, alcuni sintomi, segnali tipici dell'eccesso di questo chakra, è ad esempio l'incontinenza verbale, insomma continuare a parlare anche a volte a sproposito, giusto per sentire il suono della propria voce, l'incapacità di ascolto che spesso va di pari merito, di pari passo, la prolissità e la balbuzie. Attenzione alla balbuzie, perché la ritroveremo anche in alcuni nei sintomi della carenza di questo chakra. Carenza di questo chakra è classicamente il timore di parlare, anche timidezza in un certo qual modo, lo scoordinamento, la fasia e per l'appunto la balbuzie. Come mai abbiamo la balbuzie sia nell'eccesso e sia nella carenza? Sono il medesimo sintomo per due estremi opposti che in un qualche modo si uniscono. Perché la balbuzie può essere generata e da un sovrastimolo del parlare, cioè ho talmente tante cose che vorrei dire che mi si piantano, diciamo, lungo la lingua, e quindi ho un sovraccarico. Viceversa è la paura del parlare, la sensazione di non essere in grado di esprimere con le parole ciò che si sente, e quindi questa sensazione di catena, di impossibilità di esprimere un proprio vissuto, una propria verità, fa titubare nella formazione della parola e della frase. Quindi il medesimo sintomo può indicare due cose diverse. Vediamo ancora una volta cosa possiamo fare per sentire questo chakra. Come per tutti gli altri, pensate a voi stessi, vostre esperienze, vissuti, momenti particolarmente intensi dal punto di vista emotivo, concentratevi su quale sia la vostra impronta nel comunicare, nell'ascoltare, e soprattutto quanto non dite trattenendovi, o viceversa dite senza pensare, senza mettere un filtro. Attenzione che il mettere filtri in alcuni casi non è una cosa di per sé negativa, perché molto spesso il cosiddetto filtro, se non è reticenza, è semplicemente un attendere quel tanto di tempo per capire se ciò che si sta dicendo risponde a una verità interiore o meno, nonché gli effetti che può avere, che a volte possono essere evitati, nel senso che se dobbiamo dire qualche cosa che ferisce l'altro senza che questo dia un risultato né per noi né per l'altro, se non per l'appunto in un ferire, allora in questo caso forse conviene avere quel tanto di filtro temporale per riflettere sull'opportunità. L'esperienza invece che possiamo fare nella pratica è divertente, cercate di non essere in imbarazzo rispetto a un pubblico immaginario, semplicemente mettetevi a
Respirare in una stanza in piedi, chiudete gli occhi, iniziate a muovervi ad occhi chiusi nella stanza, ovviamente per quello che è possibile senza andare a schiantarvi contro pareti e contro oggetti, e gradualmente, man mano che prendete dimestichezza col camminare ad occhi chiusi, iniziate a muovere le mani casualmente. Cercate di non considerare il movimento con un significato in sé. Tentate di associare a questo movimento del vostro corpo un suono ed emettetelo, non pensate, emettete il suono di conseguenza al movimento che state facendo. Non c'è un modo giusto di farlo, non ce n'è uno sbagliato, c'è solamente il vostro. Quindi provate a farlo e registrate le sensazioni che vi dà questa attività. Cercate di sentire dentro di voi, di portare attenzione alle vibrazioni che le corde vocali, che la vostra gola, lasciano passare al vostro corpo, alle vostre spalle, piuttosto che non alla vostra mandibola, alla scatola cranica, eccetera. Come per tutti gli altri, unite queste sensazioni, queste esperienze alla riflessione che avete fatto poco prima rispetto alla vostra vita e cercate di costruirne un quadro completo. Ora passeremo dalla gola ai successivi chakra, quindi sesto e settimo. Tenete comunque conto che la gola è un punto di snodo, un punto di svolta. Cioè passiamo da centri energetici che hanno una rilevanza fondamentalmente per noi come individuo a centri energetici che ci mettono, già lo accennavo, in contatto, okay, con ciò che è all'esterno, oltre di noi, che ci mettono in contatto nel senso che ci portano a un identificare parti di noi con il tutto e con l'universo. Andiamo avanti. Sesto e penultimo chakra, ecco qua il famosissimo terzo occhio. Si occupa ovviamente dell'intuizione, dell'immaginazione, della lungimiranza, è il chakra della chiaroveggenza, è il chakra della visione. Infatti la sua parola d'ordine è per l'appunto il vedere. E l'orientamento di questo chakra chiaramente all'autoriflessione. Suoi obiettivi funzionali sono la percezione psichica, la chiarezza, l'immaginazione. Diritti il vedere. In questo caso, sempre cercando le corrispondenze, non le avremo più con gli elementi, se il chakra della gola corrispondeva al suono, il chakra del terzo occhio corrisponde chiaramente alla luce. Corrisponde alla luce e anche all'ombra. Attenzione, perché non c'è ombra senza luce e viceversa, non è possibile che ci sia luce se non ci fosse il buio. È un chakra che lavora anche con le nostre ombre interiori, così come le intendeva, ad esempio, Carl Gustav Jung, giusto per non fare confusione con questo termine. Questo chakra va a connotarsi nella nostra vita, nella nostra storia di esperienza, principalmente nell'età adolescenziale. Da cosa può essere ferito questo chakra? Dall'illusione e dall'autoillusione. Se ripensate alla nostra adolescenza, in effetti si lavora molto con l'illusione, l'autoillusione, l'immagine che si ha di sé, l'immagine che hanno gli altri di noi, l'immagine che vogliamo dare. È un chakra che spesso può essere bloccato dal costruirsi delle maschere. La maschera, sempre restando in ambito della psicanalisi junghiana, che cos'è? È quell'immagine di noi che vorremmo, ciò che vorremmo essere senza riconoscere quello che siamo. Non a caso questo chakra può andare spesso a stridere, con il terzo chakra, sono due chakra che si parlano moltissimo. Guardiamo invece eccessi e carenze. Allora, eccesso chiaramente un sintomo può essere l'emicrania. Siccome questo è anche un chakra che lavora molto sull'aspetto onirico e immaginativo, ovviamente un sintomo può essere la presenza di incubi ricorrenti, allucinazioni, illusioni, un'incapacità di concentrarsi. E come vedete anche qua si lega un po' al terzo chakra. Carenze invece, cattiva memoria, cattiva vista, incapacità della visione d'insieme e negazione. Negazione, che cosa intendo? Intendo la negazione del dato di fatto. Negazione del dato di fatto.
sempre fra le ferite, fra virgolette, del chakra classiche sulla negazione, eccetera, c'è, ad esempio, quando noi viviamo durante l'adolescenza, una cosa che ferisce molto è la distanza fra ciò che ci viene detto e ciò che invece vediamo, la distanza fra il visto, il percepito, l'esperito e quello che invece viene raccontato, l'ipocrisia. L'ipocrisia. Veniamo subito alle esperienze che ne possiamo fare. Vedrete che sia per questo che per il prossimo chakra l'esperienza è un po' meno materiale, perché giusto appunto ci stiamo alzando. Allora, anche qua ripercorrete gli episodi della vostra vita e cercate di pensare, di capire qual è la vostra capacità di immaginare e scoprire relazioni fra cose, cioè come lo fate. Come vi sentite rispetto a questo strumento che comunque avete? Se lo sentite poco, se non riuscite a individuare bene questa particolarità, se comunque le parole relative a questo chakra, le parole d'ordine di questo chakra vi hanno dato sensazioni negative o di sbilanciamento, cercate di ripercorrere la vostra vita guardando, ad esempio, per l'appunto la distanza fra ciò che vedevate, ciò che vi era stato detto, o se avete avuto nella vostra storia la visione di ambienti brutti e spaventosi, io dico per eccesso, zone di guerra o proprio eventi visivamente anche drammatici. L'esercizio pratico che vi suggerisco, può essere anche molto divertente, è quello di sedervi a un tavolo, scegliete dei colori, io suggerisco qualcosa di molto semplice, di molto rapido, come pastelli a cera o pennarelli, ma insomma quello che avete in casa non importa, un grande foglio bianco, possibilmente grande, e iniziate un chakra alla volta a disegnare quello che sentite dei vostri chakra. Portate l'attenzione sui vari, sui singoli punti. Questo ovviamente è un esercizio che va benissimo per tutti i chakra e in particolare per il sesto e il prossimo che sarà il settimo. E cercate di entrare in uno stato meditativo e cercate di sentire com'è questo centro energetico. È solido? È fluido? È tonico? È allegro? È triste? È grande? È piccolo? Disegnateli uno alla volta. Potete anche pensare di disegnarli nella vostra figura umana. Può succedere che vi sentite qua molto grandi, qua piccoli. Cercate di vedere. È un ottimo strumento per ascoltare anche la relazione tra questi chakra e vederli. Okay? Bene, arriviamo subito all'ultimo chakra. Eccoci infine all'ultimo dei chakra, chiudiamo la carrellata dei sette, eccoci al chakra della corona. Al ruolo di questo chakra, la consapevolezza universale o consapevolezza pura, che vuol dire tutto e vuol dire niente. È per intenderci così come il primo chakra era quello che legava il nostro corpo materico a un nostro corpo sottile. Così come il secondo chakra legava al corpo sottile l'emotività, così come la gola faceva da passaggio fra gli altri chakra che erano legati all'individuo ai successivi che ci legano, diciamo, alla parte più sovrapersonale, così per l'appunto il settimo chakra è il punto di legame che da una parte separa noi come soggetti dal resto del cosmo e dall'altra ne va a costituire una identità. Il settimo chakra ci dice noi siamo l'universo, l'universo in noi, eccetera. Quindi insomma cose molto molto complicate che si fa bene a dire a parole, ma poi nei fatti è molto più difficile da raggiungere come consapevolezza. Ruolo di questo chakra per noi, il suo obiettivo fondamentale è ovviamente l'autoconoscenza, la conoscenza di noi, che significa anche conoscenza del nostro rapporto con l'universo, col mondo causale, delle cause prime. Obiettivi di questo chakra quali sono? Saggezza, conoscenza, consapevolezza, connessione spirituale, i diritti, conoscere e riconoscersi. Bene, l'età di sviluppo di questo chakra quando è? Non c'è.
tutto il corso della vita, tutto il corso della vita. È assai probabile che, così come il primo chakra l'abbiamo posizionato, diciamo, addirittura in epoca prenatale, fino al primo anno, non ci sono autori che parlano di questo, ma ho il sospetto, e credo capirete, intuirete anche voi che è un sospetto piuttosto fondato, questo chakra è presente fin dall'inizio, addirittura quando ancora non c'è l'inizio, c'è un'idea di inizio, perché il nostro collegamento, il canale, se posso usare una metafora, che potrebbe piacere tanto alle discipline orientali, è il canale attraverso cui un'anima si incarna, quindi esiste fin dall'inizio dell'individuo. Da che cosa può essere ferito? Beh, può essere ferito dall'attaccamento, dall'attaccamento nel senso di quella ottusità, di quel blocco che non ci consente di percepire altro rispetto al materiale. Quindi, da una parte, questo è ciò che lo ferisce, e tra l'altro, vediamo che è anche uno dei sintomi che abbiamo su questo chakra in termini di carenza. Sintomi per l'appunto. Su questo chakra, in termini di eccesso, abbiamo l'iperintellettualismo, non inteso col fatto che si pensi tanto, che questo di per sé potrebbe essere positivo, ma quella razionalità bloccante, che vediamo ad esempio in alcuni ingegneri, quella razionalità bloccante che non consente una fluidità e una flessibilità. Abbiamo scienziati che ad esempio, premi Nobel, che sono tutto meno che degli iperintellettuali, no? Hanno un'intelligenza e una razionalità molto flessibile. Quindi qua parlo di un iperintellettualismo che è bloccante. L'ossessività spirituale, l'ossessività per quest'altra cosa che dovrebbe liberare il pensiero, eccetera, questo continuo cercare un altro fuori da sé. Confusione, questa è un po' una conseguenza, e nei casi più estremi la dissociazione. Un caso classico che, ahimè, si può trovare, non è nemmeno tanto difficile nel nostro ambiente. È la persona con gli occhi, adesso ve li faccio anch'io, con gli occhi spiritati, che vi parla del futuro dell'universo e dell'anima, del progetto animico, neanche solo del suo, del tuo, di tutto il gruppo presente nella stanza, eccetera, e poi non si è accorta, probabilmente, che le sta andando fuoco il vestito perché sta passando su una candela. Questa corona aperta senza una consapevolezza del presente, cioè completamente andata. Persona che stimo molto e potrei definire un mio insegnante, parla di corona scoppiata, cioè esplosa, che quando si apre così ce la siamo giocati, fra parentesi. Carenze invece, difficoltà di apprendimento, scetticismo spirituale, visioni limitate, materialismo e apatia. Anche in questo caso vi suggerisco di guardare quali di queste parole, di quelle che ho utilizzato, vi risuonano di più. Cercate di vederle e valutarle nella vostra vita, soprattutto rispetto alla vostra capacità di apprendere, costruire pensieri vostri, propri, personali, elaborati in autonomia. Perché veramente noi siamo molto abituati a pensare, a ritenere che i nostri pensieri siano davvero nostri, mentre semplicemente li abbiamo presi da una qualche parte. Facciamo spesso, io stesso, tutti noi, dei copia e incolla da pensieri altrui. Quanto del nostro pensiero è pensato autonomamente da noi? Quanto l'abbiamo pensato noi? Rifletteteci perché è molto interessante. Un esercizio pratico. Non sarà esattamente un esercizio motorio, ma può essere faticoso. L'esercizio che vi invito a fare è questo: individuate nella vostra vita una scena, un momento importante, anche con una grossa carica emotiva. Immaginate che sia un video, che voi siate seduti sul divano con il telecomando e possiate rivedere questa scena in terza persona, mandandola avanti e indietro. Ora, fate scorrere la scena e
Osservate ciò che accade, osservate voi nella scena come foste testimone esterno, osservate i vari personaggi e chiedetevi: ma questo cosa sta sentendo? Cosa sta facendo? Come mai si sta comportando così? Come si sente? E quell'altro, fatelo con gli altri, fatelo anche con voi come se foste terzi. Immaginate di vedere una scena di cui non sapete nulla. Nei passaggi di questa scena, con la maggiore carica emotiva che più vi toccano, vi hanno toccato, prendetevi il tempo di andare avanti e indietro col telecomando e di mettere a fuoco le sensazioni che avete, scrivetele. Vedrete che al di là di questi esercizi che vi ho raccontato, dal primo al settimo, quello che scriverete rispetto a questo vi potrà venire utile poi, magari lavorando con altre cose, con altre persone. Tenetelo perché potrebbe diventare molto importante. Ora, abbiamo chiuso la carrellata dei sette chakra e lasciamo gli ultimi minuti di questa lunga, lunga video lezione per parlare dei canali energetici che introdurremo e approfondiremo poi nel terzo video. Avevamo visto questa immagine già nello scorso video e parlavamo di come poter immaginare l'energia, quale che fosse un raggio di luce bianca, neutra, il nostro corpo come un prisma che scompone questa luce nei vari colori e come i vari colori corrispondessero ai nostri chakra. Se guardate nell'immagine destra, noterete in una rappresentazione un po' più realistica di quelli che sono i nostri centri energetici che questi punti non corrispondono, diciamo, al centro del nostro corpo, ma sono molto più simili a delle sorte di fiori che si vanno a radicare alla colonna vertebrale. La colonna vertebrale, come vedremo, è uno dei canali, dei punti nodali dello scorrere dell'energia nel nostro corpo. Per meglio capire, noi abbiamo diverse correnti che passano attraverso il nostro corpo. Abbiamo una corrente della manifestazione che quindi dalla corona va verso la radice, ovvero sia, si muove verso la forma, cioè dall'universale, quindi spinta dalla mente e dallo spirito, si muove verso la forma, la densità, i confini, la contrazione e l'individualità. Questa è, per così dire, l'energia che noi prendiamo dal cosmo, se mi passate la metafora, e che assorbiamo per far scendere lungo, per l'appunto, tutto il nostro corpo e alimentare quella che è la nostra individualità e la nostra materia, che è per l'appunto nostra, definita e individuale. Viceversa, esiste un'altra corrente, che è una corrente cosiddetta della liberazione, a volte chiamata così, che all'opposto si muove verso l'universale, quindi verso una libertà, l'espansione, l'astrazione e l'universalità, ed è spinta dal corpo e dall'anima verso l'alto. Quindi in questo caso va dalla radice alla corona. Per capire meglio questi concetti, che adesso ci possono sembrare molto astratti, dobbiamo per l'appunto arrivare a parlare di questo primo canale fondamentale, che è la Shushumna, di cui ho già accennato sia in questo video che nel precedente. Possiamo immaginare questo canale come una sorta di colonna, è l'asse centrale del nostro corpo, per l'appunto la colonna vertebrale. Vi faccio notare che la Shushumna Shushumna è un termine sanscrito e fa riferimento all'asse cosmico secondo gli induisti. Faccio notare, ed è anche piuttosto divertente, che l'asse cosmico, l'asse centrale dell'intero universo che unisce e mette in comunicazione l'alto con il basso e viceversa, per gli antichi egizi era la colonna vertebrale del dio Osiride. E nel nostro caso, in effetti, la Shushumna corrisponde alla nostra colonna vertebrale. Attraverso questo canale corrono, diciamo, tre correnti. La prima corrente è quella della Sitrini, utilizzerò la pronuncia Hindu, che è quella, diciamo, lunare, bianca come la luna, no? Dicono i testi sanscriti, e noi la possiamo, fra virgolette, sentire durante l'inspirazione, ed è una corrente che è discendente, diciamo,
e che per l'appunto passa attraverso questa colonna che è la nostra Shushumna. Dall'altra parte, come corrente della liberazione, quindi di risalita, abbiamo Vajra, detto in Hindu o Vajara, a volte si sente italianizzato, che è invece la corrente, per così dire, solare. Se vedete, alla base della nostra colonna ho posto un'altra corrente, forse ne avrete sentito parlare, che è la corrente della Kundalini. Kundalini. Ci sono migliaia e migliaia di autori che parlano della Kundalini, a volte dando definizioni diverse e spiegazioni anche molto distanti l'una dall'altra. Per ora ci potremmo accontentare dicendo che è quell'energia primordiale che anima e dà vita alla materia, per l'appunto viva, ok? Quindi tutto ciò che è animato ed è materiale è spinto e sospinto nel suo esistere, nel suo crescere, nel suo moltiplicarsi da questa energia. Sempre restando legati al respiro, noi abbiamo che durante l'inspirazione la Kundalini in un qualche modo ridiscende. Immaginate alla base, alla radice, al Muladhara Chakra, immaginate questo serpente, così lo immaginano proprio diciamo gli induisti e lo yoga, questo serpente che si arrotola su se stesso, si fa piccolo, nell'inspirazione. Viceversa, nell'espirazione la Kundalini si espande e risale. Si può fare esperienza di queste corrente con il dovuto esercizio, ovviamente. Un'esperienza diciamo un po' particolare, non riusciamo in questi quattro video, però vi posso dire una cosa: quasi tutti noi, moltissimi di noi, potrebbero averne avuto esperienze in alcuni momenti molto intimi, molto particolari, della propria vita, per appunto di intimità. Può capitare che durante, ad esempio, l'orgasmo, si avverta proprio questo passaggio. È questa sorta di vampata di energia che quasi, come dire, sbatte in testa ed è la corona. Parte quindi dalla radice, Muladhara Chakra, e sale a serpente, con quindi un guizzo rapidissimo, classico proprio del rettile, rende molto l'immagine, fino alla testa. Ora che abbiamo visto questo canale centrale con due correnti principali che sono una lunare, una solare, abbiamo visto la corrente centrale, molto importante, che è la Kundalini. Guardiamo altri due pilastri, che sono sempre, diciamo, paralleli, quasi molto connessi al Shushumna, che in questo caso sono meno diretti, partono sempre dal Muladhara Chakra e arrivano alla corona, ma lo fanno in un modo assolutamente serpeggiante. Il primo di questi è Ida, il canale attraverso cui passa questo flusso serpentino che gira attorno alla nostra colonna vertebrale, parte dalla sinistra del Muladhara Chakra per poi risalire voltando verso la nostra destra, sotto l'ombelico e via discorrendo. Un'energia lunare, femminile, fresca, buia, notturna, passiva e intuitiva. Altra, proprio in termini speculari, assolutamente speculare, vediamo l'altro canale che, indovinate un po', partirà da destra. Abbiamo quindi Pingala, che per l'appunto partendo dal Muladhara Chakra, alla destra del Muladhara Chakra, sale e sotto l'ombelico curva verso sinistra fino ad arrivare alla corona. Si tratta dell'energia solare, maschile, calda, chiara del giorno, attiva e razionale. Le due colonne che vedete non le ho messe a caso per motivi grafici. Gli appassionati di esoterismo, di simbolismo ermetico avranno probabilmente riconosciuto due colonne che, ad esempio, troviamo nelle logge massoniche, Yakin e Boas, oppure ancora le rappresentazioni diciamo della parte divina femminile piuttosto che non della parte divina maschile sugli altari neopagani.
Queste due correnti, peraltro, non sono, fra virgolette, idea e appannaggio delle sole filosofie orientali. Come vi dicevo, vi accennavo all'inizio del video e anche un po' nella prima video lezione, anche l'esoterismo occidentale e i sistemi simbolici occidentali hanno delle cose molto simili. Tant'è che vi faccio notare tutto ciò corrisponde anche al simbolismo dello scettro di Ermete. Lo scettro di Ermete è per l'appunto chi è Ermete? Ermete o Mercurio, il Mercurio romano, non è nient'altro che il messaggero degli dèi. Riconoscete nella staffa, nel bastone, la colonna vertebrale e queste due correnti ascendenti serpentiformi. Un grande spagirista di fine Novecento, che ahimè ci ha lasciato nella seconda metà degli anni Ottanta, se non erro, il dottor Angelini, di cui forse ancora sono rinvenibili in internet, eccetera, alcune registrazioni che fece per l'associazione Kenyatta, parlando di spagiria. Individuava nel simbolismo della colonna vertebrale rispetto a queste correnti una piacevole corrispondenza con un mito greco. Se pensate, vi ricordate il mito di Prometeo? Non so se ricordate. Allora, Prometeo è colui che ruba il fuoco agli dèi, fondamentalmente. Ruba il fuoco agli dèi, quindi va all'Olimpo, deve prendere il fuoco e portarlo giù dall'Olimpo per darlo agli uomini. Ebbene, nel mito si narra che Prometeo lo nascose dentro un bastone cavo, per curiosità, un bastone di finocchio selvatico. E Angelini suggeriva, diciamo, questa interpretazione, che in realtà questo bastone cavo altro non fosse che una metafora della nostra colonna vertebrale. Che in effetti queste correnti sono fuoco divino, sono comunicazione, in questo caso ritorniamo ad Hermes, messaggero degli dèi, sono comunicazione col mondo divino. Probabilmente preferiamo questo tipo di simbologia occidentale a quella orientale, che se dovessimo utilizzare, no? Quindi utilizzare il serpente della Kundalini piuttosto che uno scettro ermetico, ho provato a fare un piccolo montaggio, risulterebbe più o meno così. Ovvero sia, per l'appunto un po' macabra, abbiamo questo serpente, no, di energia vitale che sale lungo la colonna vertebrale. Notate, ho messo delle radici sia al Muladhara Chakra e sia alla parte alta, quindi alla corona, non a caso. Perché in effetti, se ci paragonassimo a una pianta, siamo una pianta ben strana. Siamo una pianta ben strana perché prendiamo energia e nutrimento sia dal basso, dalla terra, ma anche dall'alto. Quindi abbiamo, come dire, due apparati radicali speculari. Bene, sperando che questa lunga, lunga video lezione vi abbia dato, diciamo, informazioni utili, sia stata per voi interessante, vi lascio con un ultimo esercizio. Provate adesso a respirare, e tenendo in mente presso di voi queste correnti che salgono e che scendono, nel inspirare e nell'espirare. Iniziate a provare a sentire uno a uno questi centri energetici. Partite dalla radice e uno alla volta, continuando a respirare, sentite durante il respiro, questi centri energetici, se riuscite. Però vi assicuro che provando e riprovando inizierete ad avere delle sensazioni. Lasciandovi con quest'ultimo esercizio, con quest'ultimo suggerimento, noi ci vediamo fra una settimana. Provate a fare anche quello che vi ho suggerito
per gli altri chakra. Se aveste dei problemi, eccetera, potetemi scrivere sui social privatamente, eccetera. Sarò lieto, nei limiti dei possibili, di darvi qualche suggerimento o comunque la mia opinione. E nel prossimo video inizieremo a fare qualcosa di veramente più concreto, con delle meditazioni guidate e degli esercizi per iniziare a muovere energia attraverso questi centri. Ciao!